Nell'agosto del 1971, Franco Basaglia assume la direzione dell'ospedale psichiatrico di Trieste, chiamato dal giovane presidente democristiano della provincia, Michele Zanetti. In quel momento, in Italia, l'assistenza psichiatrica pubblica fa capo alle province e su una popolazione di 52 milioni di abitanti sono circa 100.000 gli internati negli 83 ospedali psichiatrici pubblici. Franco Basaglia arriva a Trieste, dopo essere stato direttore del manicomio di Gorizia dal 1961 al 1969 e di Colorno dal 1970 al 1971, con la convinzione della necessità ed urgenza della distruzione dell'ospedale psichiatrico. Il manicomio Trieste si declina sulla collina di San Giovanni, in un parco bellissimo di 22 ettari, con 40 palazzine Liberty. Sono ricoverati 1.200 pazienti, la maggior parte coatti ai sensi della legge vigente del 1904. Pochi i ricoveri volontari, istituiti nel 1968 con la legge 431. Il turnover è di 2.500 ricoveri all'anno. 530 sono i lavoratori, medici, infermieri, inservienti, operai, amministrativi. Basaglia decide di affrontare il lavoro di decostruzione del manicomio con un gruppo di giovani medici non ancora contaminati dalla psichiatria tradizionale. Psicologi, sociologi, assistenti sociali, studenti, venuti da molte parti d'Italia e del mondo, per sperimentarsi nelle pratiche anti-istituzionali in una stagione sociale e politica radicale, attraversata da forti spinte al cambiamento. Nei primi anni, dal 1971 al 1975, slogan «La libertà è terapeutica». Il lavoro nell'ospedale psichiatrico è rivolto al cambiamento delle logiche e regole che governano la vita dell'istituzione, alla messa in discussione dei poteri e delle gerarchie, al mutamento della comunicazione e delle relazioni fra i differenti ruoli professionali e tra gli operatori e i pazienti, alla restituzione di spazi di libertà, opportunità e diritti ai ricoverati, alla qualità degli habitat. Nell'ottica di un'immediata proiezione territoriale, l'ospedale viene diviso in 5 zone, corrispondenti a 5 aree del territorio provinciale, ognuna con una propria equipe di operatori. Primi atti: la soppressione delle terapie di shock e di ogni forma di contenzione meccanica, l'abbattimento delle reti, l'apertura delle porte nei reparti per favorire una libera circolazione, delle porte dei reparti e dei cancelli del manicomio. Cominciano i primi ricoverati ad uscire nel parco e nella città, da soli o accompagnati. Si favoriscono gli incontri tra uomini e donne contro la segregazione di genere. Si trasformano i ricoveri coatti in volontari, vengono revocati i ricoveri coatti definitivi con la restituzione alle persone dei diritti civili e politici. Sono organizzate assemblee nei reparti, ridando la parola ai ricoverati e riunioni quotidiane di reparto degli operatori. Basaglia istituisce una riunione generale quotidiana, aperta a tutti, l'Assemblea delle 5, momento di discussione, partecipazione e formazione, di costruzione comune di senso, ma anche di espressione di punti di vista divergenti e conflitti. Si ricostruiscono le storie delle e dei degenti, si riallacciano i possibili legami con i contesti familiari e di vita, si ricompongono i percorsi lavorativi per l'ottenimento di pensioni da lavoro. Vengono avviate pratiche per la pensione sociale o di invalidità, si ampliano e qualificano i sussidi per i dimessi, onde garantire ad ognuno reddito e autonomia come prevenzione ai nuovi ricoveri o all'aggravamento della malattia.
Molta attenzione viene data alla trasformazione degli spazi e degli arredi, con la restituzione ai ricoverati degli oggetti della vita quotidiana: armadi, comodini, vestiti, pettini, specchi, fotografie. I cambiamenti avvengono a partire dalla presenza nei reparti dei nuovi operatori, dei medici in particolare, che si rendono responsabili di quello che l'apertura e le trasformazioni determinano. Cominciano le dimissioni dei lungodegenti. Chi non può ritornare nella città perché mancano le condizioni di contesto, pur dimesso, rimane in ospedale, con lo statuto di ospite, nuova figura amministrativa che regolamenta il permanere nell'ospedale dei dimessi e il sostegno alla loro vita quotidiana. Si cominciano a svuotare i grandi reparti, si organizzano gruppi di convivenza in spazi liberati all'interno dell'ospedale, negli appartamenti che erano stati del direttore, dell'economo e del primario. Si cercano e aprono nella città i primi gruppi di convivenza, supportati dagli operatori che escono con i ricoverati dai reparti ormai chiusi. La critica teorica e pratica all'ergoterapia determina, a dicembre del 1972, la formazione della prima cooperativa di lavoro di 60 ex degenti, prima occupati nelle squadre dell'ergoterapia, nei servizi generali dell'ospedale, nelle pulizie dei reparti e del parco. Questi diventano soci della cooperativa con un regolare contratto sindacale e lo statuto di lavoratori, continuando a svolgere lo stesso lavoro. La costituzione della cooperativa toglie agli infermieri il compito delle pulizie, mutando il loro tradizionale ruolo da guardiani pulitori ad operatori di salute. Nell'ospedale, che cambia, vengono aperti laboratori artistici, centri sociali, luoghi di incontro e scambio, il bar, il salone della parrucchiera, che cominciano a portare la normalità della vita nello scenario immobile e fisso del manicomio. Nell'autunno del 1972, nel primo reparto chiuso, apre il laboratorio P, dove noti artisti italiani, pazienti ed operatori progettano e costruiscono Marco Cavallo, il grande cavallo azzurro di cartapesta, simbolo della libertà. Il cavallo, nel febbraio del 1973, esce dalle mura e attraversa la città, seguito da un corteo di 600 pazienti e operatori, alludendo alla libertà riconquistata degli esclusi. Insieme a un volantino distribuito ai cittadini, denuncia le condizioni disagiate di vita dei ricoverati e di lavoro degli infermieri nel manicomio. Marco Cavallo continua a portare ancora oggi in Italia e nel mondo il messaggio della liberazione degli esclusi. La città comincia ad entrare nell'ospedale, anche attirata da iniziative culturali, feste, concerti con noti artisti nazionali ed internazionali, a conoscerlo e a partecipare alle sue trasformazioni. È in quel momento che si gettano le basi di un'alleanza tra l'esperienza psichiatrica triestina e soggetti sociali italiani e stranieri, gruppi di giovani, movimenti delle donne e degli studenti, organizzazioni politiche e sindacali, organi di informazioni, intellettuali, artisti. Nei reparti di accettazione, dove vengono ricoverati dalla città uomini e donne in crisi, si avvia un lavoro terapeutico teso a dimissioni il più possibile precoci, per non alienare il soggetto dal suo contesto familiare, sociale e lavorativo, e impedire il passaggio ad altri reparti con l'immissione nella spirale della cronicizzazione e la perdita dei diritti. Le dimissioni vengono accompagnate dagli operatori medici e infermieri, che vanno a visitarli nel loro ambiente di vita per sostenere il percorso di cura e di inclusione e mediare nelle relazioni familiari, di vicinato
di lavoro. Alcuni sociologi del gruppo triestino avviano una trasformazione istituzionale nel dormitorio pubblico, che venne poi definitivamente chiuso. Chiudono pure in quegli anni due istituti di minori, uno sito nell'ospedale psichiatrico, con l'apertura dei primi servizi territoriali per bambini. Dal 1975 al 1977, pur continuando il lavoro di trasformazione all'interno dell'istituto, il fulcro del lavoro si sposta sul territorio. È evidente la necessità di accompagnare il lungo degente nella comunità, sostenendolo nei suoi bisogni quotidiani, nelle reti familiari e sociali, nell'accesso ai diritti. Come è necessario per i dimessi dai reparti di accettazione una continuità di cura e presa in carico domiciliare, per contrastare il riemergere della malattia e la necessità del ricovero. Come lavorare nella comunità per intercettare la domanda di cura prima del ricorso al manicomio. Si cercano e si attivano così in diverse aree presidi territoriali, i centri di salute mentale, le istituzioni inventate. Dal 1975 al 1977 sono aperti nella provincia di Trieste 7 centri, su una popolazione circa di 300.000 abitanti. Questi, dotati di un'equipe di medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, volontari liberati dal manicomio, svolgono attività ambulatoriale, domiciliare, di socializzazione e abilitazione con le famiglie e la comunità. Sono aperti in orario diurno per 7 giorni, ma ove si renda necessaria la presa in carico diurna, notturna di una persona in crisi, si aprono sulle 24 ore. A gennaio del 1977, in una affollata conferenza stampa, Basaglia annuncia la chiusura definitiva dell'ospedale psichiatrico. In quel momento sono presenti nell'ospedale circa 500 persone, ma la chiusura è ormai un fatto ineludibile da cui non si può ritornare indietro. Nel febbraio del 1977 viene attivato presso il pronto soccorso dell'ospedale generale un servizio di reperibilità diurna-notturna con uno psichiatra e due infermieri, finalizzato alla presa in carico delle persone con disturbo mentale, anche in crisi, nel rispetto della dignità e senza metodi violenti, ad interrompere il routinario ricorso al ricovero coatto ed invio al manicomio, ad accompagnare la persona che necessita di una presa in carico direttamente ai centri di salute mentale. Dal 1978 al 1980 si rafforza ed amplia il lavoro dei centri di salute mentale, mentre continua il lavoro di riabilitazione e di missioni degli ospiti dall'ospedale psichiatrico, dove è attiva una unica accettazione con 20 posti letto. Si formano nuove cooperative di lavoro per l'inserimento di persone, utenti, dei centri di salute mentale, la cooperativa agricola, il bar, il posto delle fragole. La difficoltà a trovare case sul libero mercato per i dimessi dell'ospedale psichiatrico, il non accesso alle case di edilizia popolare per la mancanza di requisiti, portano un gruppo di operatori ed utenti nel febbraio 1978 ad occupare una casa di un ente inutile. Da quella occupazione, sostenuta da sindacati, consigli di fabbrica, cittadini, deriva l'assunzione da parte dell'ente di edilizia pubblica di una delibera che istituisce un punteggio per le persone che sono state internate almeno per 2 anni in istituzioni totali, manicomio, carcere, istituti per minori, alloggio popolare. Il 13 maggio 1978 è promulgata la nuova legge di riforma, legge 180. A novembre del 1979 Basaglia assume la consulenza per la salute mentale della Regione Lazio,
e Franco Rotelli prende la direzione dell'ospedale psichiatrico di Trieste. Nel marzo del 1980, come previsto dalla legge 180, viene attivato presso l'ospedale generale il servizio psichiatrico di diagnosi e cura con 8 posti letto, mentre chiude l'accettazione nell'ospedale psichiatrico e i centri di salute mentale iniziano a funzionare sulle 24 ore con 8 posti letto per la presa in carico anche diurna, notturna. Il servizio psichiatrico ospedaliero si struttura come un pronto soccorso psichiatrico. Le persone, dopo la prima accoglienza, qualora necessitino di una presa in carico, vengono accompagnate ai centri di salute mentale di competenza territoriale. Nell'aprile 1980, una delibera dell'amministrazione provinciale sancisce la chiusura del manicomio, cessato nelle sue funzioni, e l'assetto dei servizi di salute mentale territoriali, che vanno a costituire il Dipartimento di Salute Mentale. Dal 1980, Trieste è una città senza manicomio.